I think yes, because for the first time European institution recognize a very important principle. This means we combine together hotspots, relocation and returns. This is very important for us because for the first time the migrant question is not simply a question of the single member states. It's a question about all European people and particularly all European institutions. For this reason we are absolutely satisfied. Mr. Prime Minister, are you satisfied with the amount of money that the EU is planning to dole out, particularly to Italy? No, the problem is not the money for Italy. Italy every year give to European institutions more or less 20 billion of euro, more or less. And we receive more or less 12 billion. So we have a spread of 7, 8, 9 billion euro every year. So for us, the problem is not a money problem. For us, the problem is an ideal question. In other words, in the first period of this discussion, everyone think European values are not able to solve the question of migration for a lot of countries, for a lot of colleagues. And in the April and then in June and now in September, Italy, at the beginning alone, with Malta and other countries, and then with the majority of countries, underline with strong determination the importance a comprehensive approach and a global approach about this question. So it's not a problem of money. It's a problem of ideals. For the first time, I think European institutions show a very important approach, an innovative approach. This question is question about everyone and not only about single member state. For me, this means more or less the end of the Dublin principle, because now the question of migration is of every part of European institution. Presidente, anche questa sera ci sono stati dei paesi che sono mostrati contrari forse ad una logica di accoglienza e di apertura. Alla fine come si è risolta la questione con questi paesi e soprattutto che cosa si sente anche di dirgli rispetto al loro atteggiamento? No, io credo che non sia una questione legata agli altri paesi. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Per l'opinione pubblica italiana penso che stasera sia una notte, questa notte sia stata una notte importante, perché fino a qualche mese fa, quando dicevamo che questa questione riguardava tutti, ci guardavano male, ci dicevano no, questo è un problema italiano, no, c'è un accordo e va rispettato. Oggi diciamo che da qui alla fine dell'anno addirittura ci siamo messi come obiettivo ambizioso, speriamo di farcela entro novembre 2015, tutti i paesi hanno la possibilità di dare una mano, e non soltanto sugli hotspot, ma sugli hotspot, la relocation, cioè la divisione dei richiedenti asilo e dei profughi, e sulla necessità del ritorno non gestito dai singoli paesi ma dalla Unione Europea e dalla Commissione. Quindi mi sembra un passo in avanti molto significativo. Tecnicamente parlando, per mesi ci hanno detto è un problema vostro, stavolta si sono accorti che è un problema anche loro. Per superare veramente Dublino è necessario in qualche modo però che questo meccanismo diventi veramente permanente. Secondo lei c'è la possibilità? Un passo alla volta. Il tema del superamento di Dublino è nei fatti con questo accordo. Nel momento in cui tu dici at the same time, questa è l'espressione utilizzata, hotspot, relocation and return, per dirla con un'espressione latina, visto che come sapete il mio inglese non è granché, simul stabunt, simul cadent, queste cose stanno insieme e se non stanno insieme non va avanti nessuna delle tre. Quindi nei fatti il superamento c'è, naturalmente va gestita, perché ci sono le opinioni pubbliche dei singoli paesi, però è un po' come la flessibilità, un passettino alla volta ci arriviamo. Bye bye, grazie, buonanotte.